Nella lezione precedente abbiamo visto come le strutture dati vengano codificate nel lambda calcolo. In alcuni casi, ad esempio in quello dei booleani, abbiamo visto come questa codifica generi in effetti quelle che assomigliano a strutture di controllo di un linguaggio di programmazione. L'idea di questa lezione è provare a vedere se il lambda calcolo possa essere visto come un linguaggio di programmazione. Rispetto ad un usuale linguaggio di programmazione vi è tuttavia una differenza fondamentale. Non esiste un concetto di stato. Le variabili non sono contenitori per un valore che possa essere cambiato mediante l'operazione di assegnamento. Soprattutto, le funzioni sono prive di effetti collaterali. Esse sono davvero funzioni nel senso matematico del termine, che a fronte del medesimo input producono sempre lo stesso output. Di conseguenza abbiamo un differente paradigma di programmazione, ispirato da un principio matematico più forte. Questo tipo di programmazione è detta funzionale. Questo paradigma presenta vantaggi e difetti. Il principale vantaggio è quello di avere una base matematica molto solida. Il principale difetto è che l'assenza di stato comporta che non possiamo ragionare nel modo normale in cui siamo abituati a scrivere il codice per computer. La base matematica fornita dal lambda calcolo è immediatamente utile. Infatti, quando siamo in grado di scrivere un insieme di equazioni che sia primitivo o ricorsivo, esso ha una soluzione minima, costituita da una funzione che si può calcolare come un lambda termine. Sebbene noi non abbiamo illustrato come questo avvenga, richiede uno sviluppo matematico che è oltre gli obiettivi di questo corso, tuttavia ci basta sapere che questo è fattibile e che un algoritmo che calcola questo lambda termine minimo, che risolve un sistema di equazioni, è effettivamente implementato. L'esistenza di un algoritmo che consenta di risolvere sistemi di equazioni ricorsive primitive in lambda termini è la base della maggior parte dei linguaggi di programmazione funzionali. Infatti, noi nel sorgente possiamo definire le funzioni mediante equazioni e sarà il compilatore, sfruttando l'algoritmo di cui prima, a risolvere queste equazioni in un lambda termine. In effetti, in questo modo, noi possiamo descrivere una funzione definendola tramite un sistema di equazioni. E questo meccanismo rende molto più chiaro e semplice la scrittura del codice. Non solo. Questo meccanismo consente di andare oltre quelli che sono i limiti degli usuali sistemi di programmazione. Ad esempio, fornisce un modo semplice ed efficace per poter trattare strutture dati infinite e per poterle manipolare in una maniera relativamente efficiente. Nel paradigma di programmazione procedurale, che poi viene ereditato dalla programmazione ad oggetti, vi sono tre principali strutture di controllo: la sequenza, la selezione e l'iterazione. Nel lambda calcolo, sebbene queste strutture siano simulabili, si vede ad esempio la selezione e il tipo dei booleani che consente di definire la struttura if then else, o le enumerazioni che consente di definire la struttura case di selezione multipla, queste strutture di controllo risultano innaturali.
nella programmazione funzionale la principale struttura di controllo è la ricorsione, la quale è l'altra faccia della definizione per induzione. Essa è concepita di conseguenza più come un modo per definire le funzioni, piuttosto che un modo per calcolarle. Con queste premesse, in questa lezione vogliamo introdurre le più semplici tecniche di programmazione funzionale. Il valore di quanto andremo a mostrare in un corso di logica matematica è doppio. Da un lato, servono a far comprendere come la teoria di cui stiamo trattando, che è a tutti gli effetti matematica, possa in realtà essere tradotta in codice eseguibile da un calcolatore. Dall'altro lato, questo tipo di tecniche serve a mostrare come programmare possa essere concepita come un'attività formale che è, sotto tutti i punti di vista, un'attività che trova il suo spazio in un certo tipo di matematica. Nella programmazione funzionale, funzioni come la somma x più y sono tipicamente scritte come add xy, invece di add sulla coppia xy. Vale la pena sottolineare la differenza, che diventa evidente quando sono scritte come lambda termini. Infatti, nel primo caso, quello della scrittura tradizionale, add è una funzione dalle coppie di naturali nei naturali, e precisamente è la funzione lambda w di tipo n quadro che somma il primo elemento di w con il secondo elemento di w. Al contrario, nel secondo caso, quello tipicamente funzionale, add è una funzione dai naturali che restituisce una funzione dai naturali nei naturali. E la sua scrittura come lambda termine è lambda x di tipo naturale, y di tipo naturale di x più y. In generale, una funzione ha più argomenti, f da a1 per an verso b, può sempre essere scritta come una funzione che, preso il primo argomento, restituisce una funzione dal resto degli argomenti verso b, e così via ricorsivamente. Questa funzione, che calcola esattamente gli stessi valori, è detta essere la funzione caried della funzione f originale. E la tecnica che consente di passare da una funzione da un prodotto cartesiano verso un codominio alla funzione che esplicita ogni singolo argomento è detta Curring. La tecnica di Curring è molto semplice ma è anche potente. Se noi prendiamo la funzione somma scritta come add xy, infatti possiamo definire la funzione successore semplicemente come add 1. In generale possiamo applicare solo parzialmente una funzione per ottenere come risultato una sottofunzione. Ancora più in generale, trattare le funzioni come combinatori permette di inserirle in strutture dati, passarle come argomenti ad altre funzioni, ritornarle come risultato di una computazione. E anche possiamo costruire dinamicamente nuove funzioni durante l'esecuzione di una funzione. Quindi, in un linguaggio di programmazione funzionale, a differenza che in un linguaggio procedurale o orientato agli oggetti, le funzioni sono entità di prima categoria, entità che sono manipolabili tanto quanto gli altri tipi di dati. Sia per motivi storici, sia perché è la più semplice struttura dati ricorsiva, la struttura delle liste è il fondamento della programmazione funzionale.
Le liste, in linea generale, possono essere manipolate a partire da alcune funzioni base, oltre ai costruttori nil e cons. Tipicamente per le liste abbiamo a disposizione le seguenti tre funzioni, null, head e tail, che rispondono alle seguenti equazioni definitorie. Null, che è definita come if L uguale lista vuota, then true, else false, sostanzialmente ritorna vero se il suo argomento è la lista vuota e ritorna falso altrimenti. Head, come si vede dall'equazione definitoria, data una lista non vuota, ritorna l'elemento che è in testa, mentre tail, data una lista non vuota, ritorna la lista che è il resto della lista, la sua coda, ovvero la lista deprivata del primo argomento. Funzioni più complesse per manipolare le liste sono generalmente scritte a partire da questi mattoni fondamentali. Ad esempio, la funzione takeLn, dove L è una lista e N è un naturale, ritorna i primi N elementi della lista. Essa è definita come la soluzione della coppia di equazioni descritta nella slide. D'ora in poi, uniformandoci alle convenzioni usuali nei linguaggi di programmazione funzionali, scriveremo la coppia di parentesi quadre per denotare la lista vuota, nil, e scriveremo x, due punti, due punti, xs, per abbreviare cons di xxs. L'opposto di take è drop, che scarta i primi n elementi da una lista data. Le equazioni definitorie sono scritte nella slide. Vale la pena spendere due parole per esaminare le equazioni con un certo dettaglio. Se noi vogliamo scartare i elementi da una lista vuota, il risultato è la lista vuota perché semplicemente non c'è nessun elemento da scartare. E questo è il senso della prima equazione. Il senso della seconda equazione è che se la lista non è vuota, allora è composta da un elemento x e da una coda xs. Se noi sappiamo che dobbiamo scartare ancora degli elementi, quindi se i è maggiore di 0, allora semplicemente scartiamo dalla coda i meno 1 elementi, altrimenti ritorniamo la lista nel suo formato attuale. L'operazione di concatenazione di due liste è effettuata dalla funzione append, che normalmente è scritta utilizzando la sintassi infissa con la chiocciola, il simbolo at. Le sue equazioni definitorie sono quelle nella slide. Si noti come facendo curing della funzione append si ottiene la funzione che aggiunge una lista fissata in testa alla lista argomento. Invertire una lista è facile. Illustriamo un algoritmo funzionale che sia anche efficiente per fare ciò. La funzione che inverte la lista è rev. Rev è definita mediante una funzione ausiliaria revAux e precisamente rev è revAux applicato alla lista vuota. A sua volta revAux è una funzione che prende due argomenti, L e una lista, e nel caso elementare, rev di L applicato alla lista vuota produce la lista L, il primo argomento. Nel caso complesso, revAux di L applicata ad una lista non vuota avente x come primo argomento e xs come coda produce il risultato di revAux
applicato alla lista avente x come primo elemento e l come coda e applicato al secondo argomento xs, che è la coda della lista iniziale. Notiamo come l'operazione di Kerring sia stata usata per definire rev da rev aux. Questa è una tecnica comune. È spesso conveniente usare argomenti addizionali nel definire una funzione e usare questi elementi come se fossero delle variabili ausiliarie usate per accumulare risultati intermedi. Alla fine questi elementi ausiliari vengono scartati usando la tecnica di Kerring. L'efficienza di questo algoritmo deriva dal fatto che esso usa la ricorsione in coda, ovvero la chiamata ricorsiva di rev aux viene effettuata come ultimo passo della computazione di rev aux nel caso complesso. Questo significa che operativamente rev aux può essere implementata come un ciclo di fatto non effettuando la ricorsione. I compilatori di linguaggi funzionali riconoscono automaticamente questo e altri schemi simili e ne danno una implementazione efficiente che risparmi sulle risorse sia in tempo che in spazio di memoria. Un aspetto peculiare dei linguaggi di programmazione funzionali che deriva direttamente dall'impianto matematico sono i cosiddetti funzionali, che null'altro sono che funzioni che prendono come argomento altre funzioni.
L'esempio più semplice è la funzione map su una lista. Essa prende come argomenti una funzione f e una lista x1 xn di elementi e semplicemente applica la funzione f ad ognuno degli elementi. Il funzionale map è definito come map f della lista vuota uguale alla lista vuota e map f di x seguito da xs come f di x seguito da map f xs. Un altro esempio di funzionale è filter. Filter prende un predicato p come primo argomento e una lista come secondo argomento. Un predicato è una funzione che ritorni come valore un booleano. E precisamente filter, dati p e una lista, ritorna la sottolista della lista data come input degli elementi che soddisfano la proprietà p. Questo funzionale è definito in modo relativamente elementare, come si può leggere nella slide. Altri due esempi di funzionali che sono legati alla logica sono exists e for all. Entrambi prendono come argomenti un predicato p e una lista l. Exist è vero, quindi ritorna il valore vero quando esiste un elemento in L che soddisfi la proprietà P, mentre il secondo, for all, è vero quando ogni elemento in L soddisfa la proprietà P. Essi sono definiti in maniera elementare a partire dalle operazioni logiche OR e AND, così come si può leggere nella slide. Una delle caratteristiche salienti dei linguaggi funzionali è la facilità di rappresentare strutture dati infinite. Ad esempio, le liste infinite, o sequenze come sono generalmente chiamate, vengono rappresentate mediante funzioni che ne generano i valori. Tecnicamente, le sequenze sono la struttura dati definita come nella slide. Essa è composta da due sorte, la sorta degli elementi della sequenza A e la sorta delle sequenze S, ed è fornita di due funzioni che sono i costruttori. Il primo costruttore, cons, prende un elemento e una sequenza e aggiunge l'elemento in testa alla sequenza. Il secondo costruttore, nil, è semplicemente la sequenza vuota. Il trucco, per così dire, che permette di costruire sequenze è il tipo 1, il tipo unitario, che contiene un solo elemento, convenzionalmente denotato da parentesi tonda aperta, parentesi tonda chiusa. Per enfatizzare la parentela che hanno le sequenze con le liste, usiamo gli stessi costruttori per denotarle. Osservando con attenzione questa struttura dati, notiamo che non segue il formato delle altre strutture dati che abbiamo illustrato in precedenza. Matematicamente, infatti, questo tipo di dato non è un'algebra libera di termini. Ad ogni modo, esso è facilmente rappresentabile adattando in modo opportuno la procedura generale e, precisamente, cons può essere definito dal lambda termine lambda x y u v, in cui ad u applichiamo dapprima x e poi il termine formato da k a cui si è applicato y u v. Invece nil può essere rappresentato da lambda u v v. Il combinatore K è semplicemente lambda
xy di x. Noi presumeremo che il combinatore K non venga ridotto quando non è applicato a due argomenti, ed è esattamente questo tipo di valutazione che permette di generare le strutture dati infinite. Per comprendere come funzioni la rappresentazione di sequenze, consideriamo la lista AB e consideriamo da prima di rappresentarla come se fosse una sequenza. La lista AB è formalmente l'espressione cons di A applicato a cons B nil. Chiaramente, andando a espandere i lambda termini e a beta ridurre, noi otteniamo lambda UV U di A applicato a K applicato a UB applicato a KV. Se confrontiamo la rappresentazione di AB come sequenza con la medesima rappresentazione di AB come lista, vediamo che la lista AB, che è sempre cons di A, cons B nil, ma questa volta cons e nil sono i costruttori del tipo dati lista, beh, la lista AB riduce a lambda UV UA applicato a UBV. Notiamo che la differenza principale è la presenza in mezzo al lambda termine che rappresenta la sequenza dei combinatori K. Di fatto, anche se non l'abbiamo dimostrato, il teorema che permette di affermare che un sistema di equazione primitivo ricorsivo abbia una soluzione minima vale anche per le strutture dati che hanno la forma di quelle delle sequenze. E consci di questo risultato, è immediato definire per le sequenze le equazioni definitorie che permettono di avere una funzione che ne estrae la testa, una funzione che ne estrae la coda e una funzione che verifica se la sequenza sia la sequenza nulla oppure sia una sequenza non vuota. Le relative equazioni definitorie sono illustrate nella slide. Anche in analogia alle liste, usiamo lo stesso nome di funzione per rappresentare di fatto quella che è la stessa funzionalità implementata. Consideriamo di definire una funzione che, dato un numero naturale, generi una sequenza, from k. E from k è definita, come si legge nella slide, dal costruttore applicato al valore passato come argomento, seguito essenzialmente dalla sequenza costruita dal valore k più 1, e rendiamo inerte questa sequenza mettendo di fronte ad essa il combinatore k. L'idea è che from 1 genera la sequenza 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, per sempre, quindi effettivamente una sequenza infinita. Se noi andiamo a valutare, cioè a beta ridurre from di 1, ci rendiamo conto che from di 1 beta riduce come illustrato nella slide, almeno in termini generali. Tuttavia, se noi presumiamo che la strategia di riduzione non espanda un oggetto preceduto da K, a meno che K stesso non abbia anche un secondo argomento, ci rendiamo conto che con questo limite la riduzione termina al primo passo. In questo modo, però, otteniamo come effetto collaterale che possiamo definire un termine NAT che codifichi l'intera sequenza dei naturali, semplicemente definendo che NAT è from di 0. Con la possibilità di costruire
e definire strutture date infinite, come ad esempio la sequenza di tutti i numeri naturali, diviene necessario disporre di funzioni per poterle ispezionare e manipolare. Queste funzioni sono analoghe a quelle definite già per le liste. Un esempio è la funzione take, che estrae la lista dei primi n elementi dalla sequenza S. Essa è definita dalle due equazioni presentate nella slide e vale la pena percorrerle assieme. La prima equazione dice semplicemente che estrarre 0 elementi da una sequenza ci riporta come risultato la lista vuota. La seconda equazione ci dice che se noi vogliamo estrarre n elementi, e si presuppone che n sia maggiore di 0, da una sequenza non vuota avente come testa x e come coda s, quanto noi vogliamo fare è semplicemente prendere l'elemento x e dopo fare take di n-1 dalla sequenza s. Tuttavia, facendo attenzione, vediamo che non abbiamo come secondo argomento di take semplicemente s, ma abbiamo s seguito dall'unico elemento del tipo unitario. Questo, se andassimo ad espandere la definizione di sequenza, ci rendiamo conto che in realtà va a saturare una k che quindi a questo punto ha due argomenti e quindi risulta essere valutata. È esattamente la presenza di questo elemento che consente alla sequenza S di fare uno scatto, calcolare, produrre, generare, mediante riduzione, il suo primo elemento. La maggior parte dei funzionali sulle liste possono essere immediatamente ridefiniti per operare sulle sequenze con pochissime variazioni, essenzialmente mettendo dei k e degli elementi del tipo unitario nei posti opportuni. Ad esempio, map e filter sono definite così come illustrato nella slide. Un numero primo è definito come un numero naturale strettamente maggiore di 1 che possa essere diviso esattamente, senza resto, soltanto da 1 e da se stesso. Un classico algoritmo per costruire la sequenza di tutti i numeri primi è il cosiddetto crivello di Eratostene. Esso inizia con la sequenza dei numeri naturali maggiori o uguali a 2. Ad ogni passo, la testa di S, la sequenza in ingresso, è un numero primo P. La coda di S viene deprivata di tutti i multipli di P, quindi andando a cancellarli, e il risultato di questa operazione di cancellazione è la nuova sequenza da considerare. Per implementare in lambda calcolo il crivello di Eratostene, dapprima definiamo una funzione il cui scopo è eliminare i multipli di un numero dato da una sequenza. Essa è definita nella slide nel modo seguente: shift di p è filter del predicato che, preso in input un numero n, verifica se il resto della divisione di n da p è diverso da 0. Chiaramente, se n è un multiplo di p, allora il resto della divisione di n con p è 0. Di conseguenza, questo predicato in effetti discrimina gli elementi della sequenza che non sono multipli, e filter fa il lavoro di discriminare appunto gli elementi della sequenza che non sono multipli di p. Il crivello di Eratostene prevede di cancellare i multipli della testa dalla coda di una sequenza data. Di conseguenza,
come si vede nella definizione della slide, SIV presa una sequenza composta da una testa P e da una coda S, genera la sequenza composta da P e da una coda che è il risultato di SIV applicato a SIFT di P e al resto della sequenza. Ovviamente noi vogliamo che la sequenza generata dalla chiamata ricorsiva di SIV sia inerte e vogliamo che la sequenza S che compare all'interno degli argomenti della chiamata ricorsiva di SIV, in particolare che compare come argomento della chiamata di SIFT, venga attivata. Di conseguenza applichiamo S alla valore del tipo unitario. A questo punto la sequenza dei numeri primi può essere facilmente definita come primes uguale a SIV from 2 e può essere ispezionata con take. Ad esempio, take 1000 primes restituisce la lista dei primi 1000 numeri primi.